Buongiorno a tutti! Saluta! Gna! Saluta! Dai, non fare l'offesa! Sì, non mi fa più fare i video con lei adesso che c'ha il ragazzo! Non è vero! Le amiche! E io sono scaduta come una mozzarella! Su, dai, solo perché c'ho fame! Allora, il video di oggi è un altro video di assaggi di snack di Pippo Pippo, quindi speriamo che sia tutto buono! Cominciamo! È sempre tutto buono da Pippo Pippo! Allora, apriamo. È vero! Guardate le unghie. No, le unghie, guardateci le unghie. Ma poi, scusa, non hai... Mi sono dimenticata. Mi sono dimenticata di dire una cosa molto importante. Ok, basta. Guardate quanto sono belline queste collane e anche gli orecchini. Non sono belline, sono stupende. Stupende. Lei ha anche gli orecchini abbinati. Queste sono state gentilmente mandate da Happiness Boutique, che è un sito tedesco. Delle quindi cose bellissime. Sono gentilissime, hanno le spedizioni veloci, hanno delle cose bellissime fatte benissimo, non sono le solite cinesate. Non sono le solite cinesate, sottolineiamo dopo questa cosa. La lanci. Poi vediamo. Sì. Andate a fare un salto sul sito, mi raccomando. Ora, che si chiama il sito? Happiness Boutique. Happiness Boutique. E ora proviamo questa cosa che è molto inquietante. Sì. No, no, sembra buona. Boh, cos'è quella roba lì sopra? Aspetta. Saranno... Ah, c'è scritto onigiri, non li avevamo già assaggiati in una confezione più piccola? Non con me. Sì, sì. No. Sì, era quando abbiamo fatto il video di Halloween, tipo. Vabbè, beh, sta, sta. Salato? Sì. Profumo buono. Buono. Amo che l'ho pigliato pure rotto. L'ho pigliato a rotto, questo qua. Vediamo. Molto buone. Buono. Otto. Ah, un po' con il retrogusto di bruciacchiato. A me piace la roba un pochino. Anche il carbone. 7,5. Ozio, a te piace il carbone puro praticamente. E andiamo di patatine. Ancora patatine. Ma col miele. Miele e burro. Wow. Patatine, miele e burro. Burretto. Burretto giusto per la linetta. Però posso fare troppo pieno d'aria. Sempre troppo pieno d'aria. Il solito. No, no, no. Normale. No, così no, no? Sa che te. Dai, dai. Odore? Sa di burretto. Sembra una penna. Oh, è vero. Sembra la pasta. Penne. È un incrocio tra le freaky fries e la pasta. Fa troppo di burro. Ma pesantemente proprio. No, sono cattive. Certo che dietro. Ma sono un po' salate anche. Alle cosa. 7. 6. Troppo burro. Se le mangi da sole. Sì, senza... forse. Sì, dopo aver mangiato una cosa così buona perdo. Allora pesca, pesca, pesca. Wow! Cos'è? Non ho visto. Cos'è? Cioè ti insegni anche a mangiarlo qui? Se ti insegna a mangiarlo. No, anche perché cioè uno può infilarlo direttamente dalle orecchie, dal naso, invece questo no, si mangia. Oppure ti fai il taglio qua e te lo infili nello stomaco. Esatto, no, questo invece si mangia con la bocca. Ah, insegna a mangiarlo perché c'è la salsina. Proviamo prima senza, poi con la salsina. Buono, fa di gamberetti? No. Ha un sapore molto strano. Però voglio sentirlo con la salsina. Dei brodini, le zuppette quando andiamo al ristorante giappo. È vero! Quella zuppetta di miso e tofu tipo. No, quella. Se sì. Vogliamo mettere quella. Proviamola a assaggiare, giusto un pizzichino. Un petapena. Uama. Uah, che l'è? Non lo so, è una salsina quella, barbecue. Quella barbecue. Voglio solo il sciroppo. Sciroppo d'acero? No, sciroppo e basta. Vuoi assaggiare? No, grazie. Senza salsina 7, con la salsina 5. Senza salsina 7. Una patata. C'è solo roba salata in questo pacco. Pacco. Patata. È una patata. E sì. Dentro cosa c'è il burro? È la patata col burro, è la patata. Le patate al cartoccio. Potito. C'è bisogno di una patata al cartoccio con il burro, credo. Mi hai assaggiato le patate al cartoccio con la panna acida. La panna acida? Non c'è niente di più buono. È acida. Sì, sa di filo di pescaduto. Ma è buono. Appunto. Oh, come sono sottili. Guarda. Quelli sembrano buoni. Guarda che bellini. Belle.
aspetta, un pezzo per uno. Per uno? Oddio. Perché parliamo così oggi? Buona. Buona. Fa di vecchio. No, non è vero che fa di vecchio, è buona. Buona. Sei? No, no, buona. Tu quanto dai? 7. Buona. Zacchete! Cose strane! Cos'è che sono? Cosa sono questi? Leggi? Non so, non capisco nemmeno dei disegni. No, penso che questi siano i premi che si possono vincere. Hai lasciato appositamente tutta la roba dolce più tardi? No! Come sono piccoli, babbo! No, beh, l'ha fatto. Ti hanno mandato anche un. Perché ridi? Perché ridi, Pippo Kun? Cosa mi hai mandato? Qua gatta ci cova. Sì, per forza, guarda che cosa inquietante è. Dopo proveremo, intanto apriamo questi. Oh, babbo, sono piccoli! Cucci, cucci. Ma saranno salati? Non hanno esageratamente sapore, però fatto. Si sbriciolano queste cosine minuscole e si sgretolano in bocca. Buonissimi. 8. Wow. 7,5. 8. Perché non hanno molto sapore. Dai, sentiamo questi. Guardate che li ha messo il posti. Sei una cosa disgustosa. Vengo in Sicilia e ti picchio. Io ho fatto anche il karate. Yes! Già l'odore è preoccupante. Qua come erano buoni questi. Mangia. Miam miam. Prima lo mangi tu. Ma cos'è? Santa madre. Ah, l'hanno usato? Una roba bagnata. Sì. Allora chiudi gli occhi. Perché mi fai questo? Non chiudo gli occhi, apro la bocca, niente. Come senti la consistenza? Ma che roba è? Ma che cavolo mi hai mandato? E poi c'è anche questo. Anche questo ci va accompagnato. Cos'è? Vengo in Sicilia e ti uccido. Cos'è? È disgustoso, datemi un pattume. Che schifo. No, grazie, assaggia tu quello. Prova? Prova? Vengo anche in Sicilia poi. È una confezione così carina per una cosa così orribile. Veramente non riesco a descrivere il sapore, è disgustoso e basta. Però sembra pesce secco. Può essere? Beh sì, un calamaro secco può essere. Quindi non è disgustoso quello. Da cos'è quello? No. Volevo assaggiare anche una parte piccola, mi sto bagnando le dita. Tutte appiccicose. Non è cattivo. Se intorno fa schifo lo stesso. Questo. 2. Vorrei fare un 1 con un certo dito, ma faccio così. È meglio. Guardo, no. Vabbè. Ci rifacciamo con questo. Speriamo che sia buono. Cos'è? È carino. Questo sapore in bocca fa veramente schifo. Mangialo di questi che sono buonissimi, che te l'ho giusta. So. Sì, grazie. Quando andiamo in Sicilia? Domani. Com'è che si chiama? Pippo Kun lo chiamiamo. Pippo Kun? Hai visto che bel disegnino? Troppo volte. È lui. Sono buonissimi. Ho distrutto. Oh! Hanno la stessa forma di quelle a gamberetto che ogni tanto si vedono in giro. Sono sbriciolate praticamente. Tieni. Non riesco a imboccarti. Cos'è? Curry? No! Ha sapore di cumino. È cumino? Ecco perché ti piace. No. I love cumino. Ma sei sicura? Sapore di cumino. Ma non è curry? Non lo so. Vabbè. Il sapore di cumino. A me non piace comunque. E io metto cumino. Poi cumino è curry, quindi... Buono! 8. 4. È buonissimo.
poi guardiamo. Ma guarda, oh i funghi, oh i funghi. Ta-tang. Mi ha messo i funghi, forse non vengo in Sicilia a ucciderti. Anche il panda, ok, non vengo in Sicilia a ucciderti. Tutta roba dolce questa? Questo no. Umaibo, umaibo, io adoro gli umaibo. È un po' sbriciolato, cavolo. No, vabbè. Questi sono sempre buonissimi, qualsiasi gusto capiti. E questo è il gusto... bicicletta. Il gusto trapezista sul monociclo, non lo so. Gusto scimmia, forse qui c'è una scimmietta. Beh, non è poi così sbriciolato quanto pensavo. Sa di granchio? Buono. C'è il granchio? Boh, è buono. Sono sempre buoni questi? Sono sempre così e hanno la consistenza di quelle patatine al formaggio che ci sono qui. Sì. Buono, cosa sembra? Sa di granchio, è vagamente piccantino. E basta. Muy buonito. Buono, è 8. Poi io passerei allo sfunghetto. Dolce, sì, funghi, funghi, funghi. Allora, questi sono simili alle pigne che io amo tante, quindi devono essere buoni per forza. Sì, quelle pigne che piacciono a te. Sì, quelle. Sono molto simili, sono più buone le pigne ovviamente, però. Ho le mani unte. Dopo aver intinto in quella cosa strana. Non so come ho fatto, ma l'ho rotto qui.